festa e per tutto l'anno si dedica al presepio. Questo succede a Gazzano, piccolo borgo vicino al Passo delle Radici, che dal 2004 è il paese del presepio. Qui un artista del luogo ha ricostruito i temi del Vangelo ambientati nell'Appennino reggiano. Per la loro bellezza, i paesi dell'Appennino raccontano i fondali dei presepi in forma di diorami. Il particolare del diorama è l'utilizzo della prospettiva che dà l'illusione del reale, come in teatro. Il presepe è nato a Roma e si è diffuso nel mondo. Le prime figure umane delle catacombe di Priscilla del II secolo formano già un presepio. Nei presepi dell'Appennino reggiano, la supremazia della pietra di Bismantova, i calanchi tipici della collina reggiana e il monte Cusna fanno spesso da sfondo ad alcuni temi del Vangelo, come questa donazione dei pastori di fronte a Maria. Sulle tavolozze dell'artista spiccano l'oltremare, il blu cobalto, il blu di Prussia, le terre verdi e scure dell'Appennino. Qui, per simulare i boschi in lontananza, si sono utilizzate piantine di timo e spugnette di varia granatura. Importanti sono piccole piante artificiali come agavi, fichi d'India, costruiti in lamierino derivanti dall'artigianato spagnolo. Si vedono i borghi dell'Appennino bolognese, come nella scena di Fuga in Egitto. Le principali fasi per la realizzazione di un presepio con la tecnica del gesso sono, in primo luogo, il bozzetto, ovvero un disegno della scena che vogliamo realizzare. Un'altra fase molto importante è quella della planimetria, cioè si disegna in scala oppure anche sul piano stesso del presepio la pianta di come vanno posizionate le pareti o le case o anche le rocce. Io in questo caso ho due pareti di cartongesso e disegnerò sul piano del presepio la loro disposizione, ovvero la planimetria. Poi le vado a disporre. E a questo punto un'altra operazione molto importante è disegnare le linee prospettiche. Per questo ci si avvale di una cordicella che viene posizionata al doppio della distanza del piano del presepio. Io in questo caso ho un piano del presepio che è di 1,40, per cui il punto di fuga andrà messo a 2,80 dall'inizio del piano del presepio, all'altezza di 15 centimetri dal piano del presepio, perché io prevedo in questo caso di utilizzare una statuina in primo piano che è di 15 centimetri. Quindi noi sappiamo che l'orizzonte in realtà è posto all'altezza dell'occhio umano e quindi nella mia scena presepiale l'orizzonte sarà posto all'altezza della statuina di primo piano che è 15 centimetri. Una volta eseguita questa operazione vado a tracciare le linee prospettiche di questa parete, quindi posso disegnare le finestre e poi traccio delle linee che mi serviranno poi successivamente per la lavorazione delle pietre. Antonio Pigozzi è il meraviglioso artista che Natale dopo Natale costruisce i suoi presepi che hanno vinto numerosi premi. I suoi strumenti sono legni, terracotte, pennelli e scagliole, con cui realizza i suoi magnifici diorami. Le finestre dei diorami aprono le scene madri dell'Appennino, con le corti e gli interni delle case contadine, con un'attenzione minuta agli ambienti reggiani dei quadri di Chierici. Il presepio non ha una data di nascita sicura. L'unica certezza sono i Vangeli a cui si accostano i Vangeli apocrifi. Qualcuno vede nei lari romani, se non addirittura nelle tanagre greche, gli antenati del presepio. Ma la bellezza del presepio sta nel cuore, come dice il suo autore. Ora lascia che il tuo servo vada in pace, o Signore, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza.
Accanto al museo e alla sua scuola, tutto il paese di Gazzano diventa presepe ed esula dalle scene tradizionali. Le case accendono all'aperto le scene presepiali e le famiglie portano sulle soglie innevate l'angelo, il suo pastore. Chi erano i magi? Erano re o sacerdoti? E poi la stella? Era una cometa? Un angelo stella o una congiunzione di astri?